Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di purificatori d'acqua e lo facciamo col modello Aquatop di Unitecno. Il purificatore d'acqua che ho qua al mio fianco è progettato e realizzato interamente in Italia dalla Unitecno di Foligno. Si tratta quindi di un prodotto made in Italy che ci permette di fare meno rifiuti, quindi meno plastica nell'ambiente, ci permette di andare a eliminare l'acquisto delle bottiglie, quindi il fastidioso trasporto dal supermercato a casa, e inoltre non avremo più bisogno di stoccare le bottiglie all'interno della nostra abitazione. Prima di andare a vedere le caratteristiche di questo purificatore d'acqua, mettete un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale, e qua sotto in descrizione trovate il link per acquistare online questo prodotto e per ricevere maggiori informazioni. Ma ora partiamo subito e vi spiego come funziona e quali sono le caratteristiche che mi hanno fatto scegliere questo modello rispetto ad altri. Ho scelto il modello Aquatop perché grazie al serbatoio posizionato nella parte superiore è in grado di contenere 4,5 litri d'acqua e mi permette di effettuare un'installazione in fai da te senza la necessità di un tecnico. Ma in realtà questo modello può essere utilizzato in due modi: con il serbatoio, come vi ho detto, o volendo collegato alla rete idrica, effettuando una semplice deviazione dall'impianto dell'acqua che vedete qua alle mie spalle e facendo quindi entrare un tubicino nella parte posteriore del nostro purificatore. Il grosso vantaggio di questo modello è proprio la presenza del serbatoio, che ci permette di andarlo a posizionare in diversi posti, ma soprattutto ci permette di andare a utilizzare il nostro purificatore d'acqua ad esempio anche in una seconda casa. Potremo infatti utilizzare il nostro depuratore a casa o in ufficio, e poi se durante i mesi estivi ci spostiamo in una casa al mare o in montagna potremo decidere di portarlo con noi per continuare a bere acqua purificata anche quando siamo fuori casa. Con questo modello possiamo andare a effettuare l'erogazione di tre tipi di acqua differente. Possiamo andare a erogare acqua naturale, acqua refrigerata e acqua gasata. Infatti qua nella parte frontale possiamo andare a togliere questo pannello che è disponibile in 7 colorazioni differenti, che potremo quindi andare a personalizzare in base a quello che sono i colori del nostro ambiente. Come vi dicevo, dietro al pannello abbiamo la bombola di CO2 per l'acqua gasata e poi abbiamo il nostro filtro ai carboni attivi e ionizzati d'argento, che ci permette di andare a eliminare i contaminanti presenti all'interno dell'acqua di rete che vanno a alterare gusto e qualità dell'acqua. Il filtro è da cambiare una volta all'anno, è un cambio che possiamo fare in autonomia. Questa è la scatola che possiamo andare ad acquistare per il cambio del filtro. All'interno della confezione troviamo il filtro di ricambio e uno sticker che potremo andare ad applicare sopra al nuovo filtro, in modo tale da andare a indicare quella che è la data di installazione, in modo tale da ricordarsi quando saremo poi prossimi al cambio per ordinarne un altro. Per quanto riguarda invece la bombola di CO2, in base ovviamente a quello che è il vostro consumo di acqua, una bombola mediamente permette di ottenere 125 litri di acqua gasata, quindi in base a quello che sarà il vostro consumo dovrete andare a sostituire questa bombola anche qui in modo autonomo. A voi poi la scelta se riacquistare una bombola di questo tipo o volendo utilizzare delle bombole che si possono anche riempire, che sono sempre compatibili con questo impianto. Vado a riposizionare il frontalino. Come vediamo abbiamo poi un dispositivo salvagoccia per evitare appunto di bagnare eventualmente con le ultime gocce che andiamo a erogare, e vi faccio vedere come è semplice andare a erogare l'acqua. Io in questo caso vado a erogare acqua naturale, vado semplicemente a premere e l'acqua verrà dosata in modo automatico. È possibile, volendo, impostare in modo autonomo la durata del dosatore, in modo tale che possiamo scegliere quanta acqua verrà dosata con un singolo click. Se invece io vado a tenere premuto, vado a erogare acqua in modo continuo. Come vi dicevo, nella parte superiore è presente un serbatoio che potremo andare a riempire tranquillamente al lavandino. Infatti potremo andarlo a staccare senza problemi, riempirlo e poi andarlo nuovamente a riposizionare. Per quanto riguarda l'installazione è veramente semplice, la possiamo fare in modo autonomo. Il primo passaggio che dobbiamo andare a fare è quello di collegare il filtro per andare a purificare la nostra acqua, poi andiamo a collegare anche la nostra bombola per l'acqua frizzante, andiamo a collegare alla corrente il nostro depuratore e poi, prima di iniziare a utilizzare la nostra macchina, andremo a erogare 1 litro di acqua naturale, 1 litro di acqua naturale refrigerata e invece 6 litri di acqua gasata. In questo modo andremo a fare una pulizia completa dell'impianto, poi non ci resterà che attendere 2 ore e il nostro depuratore sarà pronto per essere utilizzato. La comodità di questo modello è sicuramente nelle dimensioni.
Infatti abbiamo una larghezza di appena 23 cm che occupa veramente pochissimo spazio quando posizionato sul top, una profondità compreso il salvagoccia di 50 cm e un'altezza con il serbatoio di 47 cm. Quindi potremo andare a posizionare ad esempio qua alle mie spalle il nostro depuratore in linea con il top. In questo modo andrà a occupare poco spazio sul top, lasciando spazio ad altri elettrodomestici che magari abbiamo in cucina. Nel mio caso lo avremo anche vicino al lavandino, quindi comodo per andare poi a riempire il serbatoio, e perfetto quindi da utilizzare non solo per l'acqua naturale refrigerata e gasata, ma anche da utilizzare magari in cucina per effettuare il tè piuttosto che per effettuare la pasta con dell'acqua depurata e priva di metalli pesanti che possono essere dannosi per l'organismo. Un altro grosso vantaggio è quello che non dovrò più andare a conservare delle bottiglie all'interno del frigorifero, ma potrò ottenere la mia acqua bella fresca direttamente da Acquatop. Questo quindi mi permette di avere più spazio in frigo senza necessità di dover tenere tante bottiglie. La domanda che sicuramente vi state facendo è: qual è il costo di questo macchinario? Per quanto riguarda il costo, ovviamente varia in base a quelle che sono le scelte che andrete a fare voi. Potrete infatti acquistare questo modello con diversi accessori, come possono essere ad esempio i vari pannelli. Come vi ho detto a inizio video, qua sotto in descrizione trovate un link con tutte le informazioni per effettuare poi l'acquisto di questo prodotto. Ma una cosa importante che vi voglio dire è che lo Stato ha introdotto un bonus depuratori che quindi ci permette di andare ad acquistare questo prodotto con un prezzo scontato. Infatti sarà possibile andare a recuperare 500 euro in dichiarazione dei redditi o tramite F24 sull'acquisto di un depuratore. In questo modo potrete quindi andare ad acquistare questo prodotto con lo sconto dello Stato e andarlo a pagare ben 500 euro in meno. Come vi dicevo, qua sotto trovate il link per ricevere tutte le informazioni su questo depuratore d'acqua. Personalmente lo ritengo un ottimo prodotto, sicuramente è una comodità perché ci permette di non dover più acquistare acqua naturale al supermercato, ma potremmo diciamo produrre dell'acqua depurata direttamente all'interno della nostra abitazione. Se siete amanti dell'acqua gasata, potrete anche realizzare dell'acqua gasata che potremmo volendo poi andare a miscelare con dell'acqua naturale se la volete meno frizzante, e si tratta quindi di una soluzione perfetta per avere dell'acqua depurata all'interno della nostra abitazione senza sforzo. Per quanto riguarda la manutenzione, come dicevamo, è completamente autonoma. Quindi con la soluzione con serbatoio potremo fare tutto in autonomia senza la necessità di un intervento di un tecnico o senza la necessità di effettuare degli abbonamenti a un'assistenza programmata. Come al solito, se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere se avete già utilizzato un depuratore d'acqua e come vi siete trovati. Per questo video con il purificatore d'acqua Acquatop di Unitecno è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.